L'acqua in tutte le sue molteplici forme. Visioni di un mondo visto anch'esso attraverso l'acqua. Dalla vasca di una piscina alle onde del mare, fino ad arrivare ad una visione distorta del mondo guardato attraverso un parabrezza su cui è appena piovuto. Gocce d'acqua che si amalgamano su superfici differenti e che con esse raggiungono una perfetta armonia. Apparizioni semisommerse di paesaggi e natura. Si può definire così Guadi, la mostra fotografica di Antonio Ferrante, inaugurata domenica al Caffè del Cassero a Palermo. Immagini riprese in luoghi e tempi differenti, ma legate da un elemento che racchiude in sé la vita, l'acqua. Lo spettatore si perde così in distese d'acqua, in visioni cromatiche e prospettiche che rimandano alla realtà, pur non riproducendola fedelmente, perché è manipolata e artefatta. L'idea nasce proprio dalla mia passione per l'acqua e dal fatto che l'acqua interagisce con la luce, le superfici della città e della biosfera, come dire, no? E quindi abbiamo giocato a prendere nei momenti in cui pioveva a dirotto, in alcune vasche dell'orto botanico, là dove l'acqua entrava in contatto con la luce in maniera particolare. Ricreava delle situazioni di luce, di modificando i colori o creando colori in maniera che poi potessimo elaborarle successivamente. Dopo Palermo, la mostra Guadi si trasferirà anche a Cefalù.